Buongiorno mister, buongiorno a tutti voi. Mister, vigilia partita a Cremona, come sta la squadra? La squadra si è allenata molto bene questi ultimi due giorni, ha ritrovato la concentrazione che si perde durante le sorte, quindi l'ha ritrovata. Ho detto, degli infortunati diciamo abbiamo recuperato totalmente Rauti, parziale Casiraghi, non Mirkai, e quindi rispetto all'ultima partita abbiamo in più Rauti e Casiraghi che ci possono dare una grande mano. Buongiorno mister. Buongiorno. Ma le condizioni di Mirkai? Le condizioni di Mirkai sono che io non faccio il medico, quindi faccio fatica a fare l'allenatore, quindi non lo so. Finché non si allenerà con la squadra, Mirkai non può essere preso in considerazione. E quindi ha provato a fare due allenamenti, poi gli si è fatica questo polpaccio, quindi non cerchiamo di andare su una ricaduta. E quindi dobbiamo. Ieri si è fermato, oggi voleva far parzialmente, ha detto meglio di no, quindi non è convocabile. Mirkai e Lunetta mancheranno, giusto? Sì, mi sono dimenticato di Lunetta, che Lunetta ho letto che è un problema muscolare, tutt'altro, non è un problema muscolare, è un problema di caviglia che molto probabilmente dovrà fare un'artroscopia, perché c'era un frammento che quando prende una botta, sarà mai 10 anni che sarà stato lì, si è mosso e gli crea un problema nel momento che fa delle rotazioni. È successo nel riscaldamento, ma non è un problema muscolare. Il problema di questo frammento osseo, se si può chiamare osseo, non lo so, e quindi molto probabilmente dovranno valutare se dovranno fare un'artroscopia, quindi lo perderemo per 3 settimane. L'ultima domanda, mister. Questa Cremonese che con la gestione stroppa ha rialzato la testa, sicuramente ha un passo diverso rispetto a quella di Ballardini. È una Cremonese che credo di stroppa è quello di affrontare gli avversari a viso aperto, mantenere gestione della palla e giocare in velocità. Beh, è una squadra che ha tenuto, mi sembra, 10 undicesimi della squadra di Serie A, e quindi già questo ti dice il valore della rosa. Poi ha preso giocatori funzionali alla Serie B e quindi credo che sia una candidata a vincere il campionato. Con l'arrivo di Stroppa viaggia delle, mi sembra, 4 partite 8 punti, mi sembra, quindi ha una media altissima, di cercare di recuperare il terreno che aveva perso prima. Troveremo una squadra fortissima. Noi andiamo là consapevoli che anche nelle 2 sconfitte che abbiamo fatto un'ottima prestazione a Palermo, una normale prestazione col Catanzaro, quindi siamo in un momento a livello di risultati diciamo particolare, un momento particolare, non di difficoltà, particolare, dove la Serie B perdere 2, 3, 4 partite di trofila ci sta. Noi lo stiamo affrontando con grande responsabilità e sicurezza, cercheremo di andare là per fare risultato. Sappiamo che adesso c'è un momento dove le cose non ci girano neanche bene. L'anno scorso queste partite qui molte volte finivano 0-0, invece questa volta qui le abbiamo perse, e quindi lo sappiamo. Starà a noi, col nostro lavoro, con il nostro entusiasmo, con l'aiuto di tutti, con l'aiuto del pubblico, della società, di voi, cercare di passare questo momento con un po' più tranquillità possibile, perché sono momenti. Ho parlato ieri, l'altro, prima della partita dell'Andre 21, con un grande allenatore di Serie B, e mi ha detto: guarda, voi eravate abituati male perché avevate fatto 11 risultati consecutivi, cioè in Serie B non c'è squadra che le fa così, e quindi dovete abituarvi. E lui aveva una squadra importante, non vi dico il nome, che ha perso anche 4 partite dietro fila, ma che fa parte di un processo della Serie B. Grazie. Prego. Mister, e Casiraghi può partire dal primo minuto? Come fa a partire un giocatore dall'inizio? Cioè, come fate a chiedere che Casiraghi possa partire dall'inizio, che ha fatto 2 allenamenti con la squadra? Che rispetto ciò avrei diverso agli altri? Casiraghi avrà un'autonomia di mezz'ora e credo che sia giusto, perché sennò gli altri che si allenano a fare. Casiraghi è entrato in gruppo martedì, c'è stata la partita, mercoledì ha fatto parziale, è entrato in gruppo giovedì, quindi ha fatto giovedì, venerdì. Quindi credo che sia un giocatore fortissimo, ripeto, un giocatore per noi fondamentale, che per noi è importante, ma anche non è giusto nei confronti del gruppo, ma anche per lui stesso. Sono convinto che se gli chiede che ha 90 minuti dice di no. Quindi oggi l'ho visto in grande condizione, dico la verità, che
c'è, però non credo che sia giusto, anche perché il campo oggi era 50 metri, un conto essere 100 metri, quindi credo che sia un giocatore che ci darà una mano. Questo aspettatevelo in campo domani, però non può partire dall'inizio. E sono quei giocatori, come tutti, ho visto anche i campioni, come fanno con altri campioni, che cercano di metterle dentro quando hanno questi piccoli problemini, di metterlo partita in corso. Mi sembra che sia successo molto a Dybala questo, ecco, un esempio. E noi no, è un po' il nostro Dybala, che casi d'acchi. Sabato in amichevole hai provato la difesa 3. Non sì. Chiederti se potrebbe essere. Domani no. Però secondo me la partita del quel sabato lì è stata anche una partita che ci ha dato delle indicazioni che potrebbe essere che in un futuro, se le cose ancora dovessero andare malissimo, c'è un piccolo rifugio dove rifugiarsi. Però credo che la squadra in 8 partite ha fatto 10 punti, sta facendo bene, perché devo andare a stravolgere un impianto di situazione che abbiamo messo in piedi da 3 mesi, 2 mesi, che ha fatto bene, e le partite che ha perso non le meritava, come casomai meritava di perdere col Modena, per l'amore del cielo. E quindi credo che l'allenatore non è giusto e non sia neanche corretto nei confronti dei giocatori, della proprietà, ma degli stessi anche tifosi, stravolgere un impianto che in questo momento sta andando bene. Poi, se perderemo 6 partite e io sarò ancora qua, può darsi, o 6, adesso 6 sono un po' troppi, se ne perdiamo 4 o 5, può darsi che quel rifugio lì sia diciamo, una medicina che ti possa dare un po' di sollievo. Ecco, l'ha messo così.